Contro il Parma, Mondonico non può contare appieno sull'apporto di Scifo, rientrato nella notte dalla trasferta con la nazionale belga, e neppure sulla coppia d'attacco Aguilera-Casagrande. Ci pensa la difesa a scardinare la retroguardia parmense. Prima Sergio, e Brolin pareggia su rigore, poi Mussi, gol dell'ex con tanto di espulsione, da vittima a colpevole per un calcione furtivo di ben arrivo. La beffa arriva da Melli, pareggio a tempo scaduto. Torino-Pescara 3-1. Di Aguilera, Sordo, Nobile e Casagrande i gol. Difesa allegra per la squadra allenata da Galeone. Spazi larghi e granata di nuovo nelle zone alte della classifica. Quarti a quota 24, a un punto dalla Lazio. A Marassi contro la Samp arriva anche la vittoria in trasferta, con Pagliuca impegnato in due interventi decisivi su Scipo e Sergio, prima di capitolare sul tiro di Poggi, rapido nel raccogliere una deviazione di Aguilera respinta dal palo. Atalanta ospite al Delle Alpi, con Aguilera ritornato al gol e in forma smagliante, una rete di rapina. Un rigore non fischiato per fallo di mano di Porrini e pareggio di Codispoti quando ormai i Granata assaporavano la vittoria. Un pari che vale ai Granata il terzo posto in classifica, la vetta più alta raggiunta per la seconda volta nel corso della stagione, prima dell'inizio della discesa della china. L'appuntamento è già la settimana successiva a Udine, una settimana tormentata dall'allontanamento del direttore generale Luciano Moggi e dalla sconfitta contro l'Udinese sancita da un gol di Sensini. Contro il Milan, il Toro da anni esce sempre a testa alta. E così anche questa volta. Anzi, non fosse per un vecchio marpione come Gullit, il Toro, grazie al gol di Mussi e alla buona prova fornita dai centrocampisti, potrebbe togliersi lo sfizio di battere i futuri campioni d'Italia, privilegio esclusivo. Invece, nella ripresa, entrano in campo Albertini e Gullit e dai due nasce il gol del pareggio. Torino-Lazio, partita soporifera fino al gol di Winter, frutto di uno spunto personale in area. Scifo, punto sull'orgoglio, trova il gol del pareggio a una manciata di secondi dalla fine. Toro è quinto in classifica, ma la Juve sta peggio. È sotto di un punto e il derby è alle porte. Eliminata in Coppa Italia, la Juve cerca vendetta in campionato. Squadre al gran completo, almeno al fischio d'inizio. Dopo 4 minuti, i Granata perdono Sordo, colpito in faccia da un calcione di De Marchi. Conte, con una doppietta, è il protagonista della partita. Scifo, il diretto controllore, affonda. Aguilera firma il gol della bandiera. Torino-Genoa è il primo spareggio del cuore. Come la Fiorentina, i rossoblù sono inguaiati nella zona salvezza. I Granata lasceranno alla fine dei due confronti un punto ciascuno. Segna Scifo contro il Genoa di testa, su cross di Silenzi, e pareggia Fortunato. Partita non di certo più bella e avvincente contro il Foggia. Un pallone gol sui piedi di Poggi, spedito tra le braccia di Mancini e niente più. Una vittoria contro la Roma, rodaggio della finale di Coppa Italia.
potrebbe rilanciare le speranze UEFA per i Granata. Finisce 5-4 per il Torino, una saga di errori da parte delle due difese per la gioia degli attaccanti e del pubblico, almeno per quello di Fede Granata. I 5 gol del Toro portano la firma di Aguilera, tripletta, Silenzi e Scifo. Torino-Cagliari, chi vince è in Europa. Basterebbe, visti i risultati degli altri antagonisti, solo un pari. Invece il Toro crolla davanti al proprio pubblico, ammutolito prima, furibondo al 90esimo. 5 reti al passivo, unica magra consolazione, la speranza diventata certezza che l'uomo faro degli isolani è l'uruguaiano Francescoli, destinato a sostituire Scifo al Torino. 2 gol e un assist al Delle Alpi, il biglietto da visita. A Napoli, un gran gol in acrobazia di Paolino Poggi riapre le speranze di zona UEFA ai Granata. Con la Fiorentina sembra fatta. Il gol di Aguilera rialza le quotazioni europee dei Granata, ma a tempo scaduto il pareggio di Battistuta lascia l'amaro in bocca a giocatori, dirigenti e tifosi. Un pari che non serve a nessuno, non al Toro che vede allontanarsi la zona UEFA e neppure ai Viola, condannati dai risultati degli altri alla Serie B. Il Toro, in passerella per l'ultima della stagione a San Siro, è una squadra con la testa ormai da un mese alla finale di Coppa Italia. Basta poco per soccombere. 35 punti e il settimo posto in classifica sono un bilancio più che positivo, viste le premesse di smembramento della squadra al mercato estivo.